Ciao a tutti, benvenuti su questo video dove proveremo a praticare insieme la pratica delle 10 posizioni di Sri 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 Satchidananda Yogi che io ho appreso dal mio maestro Walter Rutta e da Andrea Farina, che ben conoscete tutti. Come facciamo solitamente a lezione, partiamo con qualche istante di raccoglimento in cui ci sediamo comodi, con le gambe incrociate. Possiamo avere il palmo della mano destra, il dorso della mano destra sul palmo della mano sinistra, gli occhi chiusi e cercando di mantenere la colonna allungata. Iniziamo a portare l'attenzione al nostro respiro e in questa maniera provare a disconnetterci dai pensieri che normalmente si accavallano uno sopra l'altro. Iniziamo a spostare l'attenzione da fuori, dove è rivolta solitamente. Iniziare a invertire la direzione per ascoltarci all'interno, sentire le sensazioni che ci dà il corpo e mantenere questo tipo di ascolto per tutta la pratica che seguirà. Apriamo gli occhi e iniziamo a muoverci un po', divaricando le gambe e andando a ruotare il bacino, muscolando la nostra zuppa immaginaria. Cerchi più stretti per poi piano piano andarli ad allargare. E ci fermiamo. Se sentiamo il bisogno di fare qualche altro movimento per scioglierci, lo facciamo. Altrimenti passiamo ai saluti al sole a polmoni pieni. Solitamente ne facciamo 24 preceduti dal canto dei mantra. In
in questa situazione ve ne faccio vedere giusto un paio e ognuno ne farà quanti ritiene opportuno, ricordandoci che l'obiettivo è accendere un bel fuoco e quindi arrivare più o meno al sudore, ok? Quindi curiamo gli allineamenti iniziali, i piedi sono paralleli, un bacino leggermente retroverso, spalle lontane dalle orecchie, andiamo a espirare completamente per poi, con un grande inspiro, trattenere l'aria nei polmoni ed effettuare abbastanza velocemente tutta la sequenza. Quindi, espiriamo profondamente. Questo era il primo con l'affondo sulla gamba destra. Faccio vedere un altro con l'affondo a sinistra. Sempre un espiro profondo per vuotare totalmente i polmoni. Quando abbiamo terminato tutti i saluti al sole che sentiamo di poter fare, passiamo a riscaldare il collo. Molto importante perché poi andremo a utilizzarlo, sollecitarlo parecchio. Ci portiamo con le punte dei piedi rientrate, seduti sui talloni, mani appoggiate a terra nei pressi delle ginocchia, iniziamo disegnando delle ampie U, partendo con il mento appoggiato su una spalla, il mento striscia, passando per la clavicola, lo sterno, l'altra clavicola, fino ad arrivare all'altra spalla. Il movimento è piuttosto lento e gli occhi, se possibile, rimangono aperti per tutto il tragitto. Ci fermiamo al centro e iniziamo a disegnare questa volta delle ampie V, salendo con lo sguardo a sinistra, tornando al centro e salendo a destra. Ci rifermiamo al centro, arretriamo il collo e la testa per andare lentamente a ribaltarla all'indietro e con lo sguardo che guarda, tenta di guardare la parete dietro, faccio piccoli movimenti destra-sinistra.
lentamente facciamo tornare il capo per andare a fare delle piccole e veloci V, come a lasciar cadere la testa e poi dargli l'input per farla risalire, forse si vede meglio. Andate avanti. Lo sguardo in questo caso è fisso in un punto davanti a noi. Terminato, passiamo delle ampie e ripetute flesso-estensioni, cercando un movimento ampio, e anche qui gli occhi cerchiamo di mantenerli aperti. Stendiamo il collo dei piedi, ci portiamo col peso un po' all'indietro, solleviamo le ginocchia, massaggiamo così il collo dei piedi. Facciamo forza sulle mani e sul collo dei piedi per distendere un po' le gambe. E da qui possiamo far passare gli abduci con le quattro dita che rimangono piegate, trovare l'equilibrio. E da qui sollevarci. Bene, siamo pronti per partire con le 10 posizioni. La prima posizione è Sarvangasana, la candela. Sappiamo che è una posizione che per chi è un po' pratico, allenato, può anche mantenere a lungo. Adesso noi la manterrò soltanto un paio di minuti. Ovviamente ciascuno con un buon ascolto, una buona attenzione ai messaggi del proprio corpo, la manterrà il tempo che ritiene opportuno. Può essere qualche secondo, come anche decine di minuti. L'importante è procedere sempre con cautela, ascoltandosi bene, ricordo che è una posizione sulle spalle, quindi il peso è scaricato su queste, non sul collo, sulla testa. Eventualmente una posizione un po' più facilitata è quella che vede il busto un po' inclinato con le gambe che controbilanciano. In questa maniera il peso appunto è più scaricato sui gomiti che sulle spalle, e ben potremo anche passare da una all'altra. Per progredire poco a poco nella posizione, oppure per riposarci se la posizione completa dovesse essere troppo intensa. Ovviamente se la posizione è particolarmente scomoda o il respiro va in affanno, scendiamo. Il ritorno è sempre lento, porto prima le ginocchia verso il volto, appoggio le mani che
che mi aiutano a rallentare la discesa e srotolo vertebra dopo vertebra. Passiamo alla seconda posizione, Matsyasana, il pesce. Per farlo andremo a prendere la piega più o meno tra glutei e cosce e su un profondo inspiro andremo a puntare i gomiti, sollevare, spalancare il petto e andremo in appoggio sulla sommità della testa. Abbiamo le punte dei piedi che spingono in avanti e le mani che tirano ogni tanto nella presa per accentuare l'arco e rilanciare la posizione. Per ritornare, puntiamo i gomiti, facciamo tornare il mento verso lo sterno, per poi riappoggiare il dorso a terra, riposare un paio di respiri e rilanciare la posizione un'altra volta. Quindi mi riafferro, punto i gomiti e sull'inspiro. Cerco di andare a trovare una respirazione diaframmatica che parta dalle anche su fino al petto e ritorno sempre prima della testa. Prima di ritornare al suolo. Passiamo alla terza posizione, all'asana, l'arattro in versione dinamica, quindi da distesi, un breve passaggio in sarvangasana, poi lentamente le gambe scendono, senza bisogno che arrivino a terra, come sempre ascoltiamo i nostri limiti, un paio di respiri nella posizione prima di sciogliere anche qui vince chi va più piano. Appoggio terra, massimo un paio di respiri di riposo e riparto.
ci solleviamo per venire seduti e passare a Paschimottanasana versione in Antara Kumbhaka, quindi col trattenimento del respiro a polmoni pieni, siamo gambe distese, piedi a martello. Se riuscirò ad arrivare, afferrerò le piante dei piedi dall'alto, altrimenti le gambe rimangono tese, afferrerò le caviglie o dove arrivo. Andremo a svuotare totalmente i polmoni, prendere un grande inspiro, prenderemo la posizione, la tratterremo finché sarà possibile e accortezza principale è quella di non espirare mai da qui, da flessi in avanti, ma di ritornare sempre alla verticale prima di espirare. Lo ripetiamo due volte, sempre con qualche respiro di pausa tra uno e l'altro. Quindi, dalla posizione di partenza, espiriamo tutto. Inspiro. Due, tre respiri liberi e lo ripetiamo una seconda volta. Respiriamo profondamente. Bene, siamo quindi pronti per passare a Mayurasana, a posizione del pavone, di cui facciamo alcune varianti. Inizialmente vediamo quella con un braccio sotto l'addome, che anche se presenta ovviamente più difficoltà a raggiungere l'equilibrio, in questo momento non ci interessa, però presenta il vantaggio di far riuscire a incastrare il gomito sotto l'addome quando i due gomiti invece potrebbero scivolare. Quindi appoggiamo una mano a terra con le dita rivolte dietro, abbiamo le ginocchia molto larghe, siamo seduti sui talloni con le dita dei piedi rientrate. Pieghiamo il gomito e andiamo a posizionarlo più o meno vicino all'ombelico. L'altro gomito è a terra e allargando le ginocchia dovremmo riuscire a sentire il gomito che sprofonda nell'addome ed eventualmente da qui possiamo provare a spostare un po' il peso in avanti, a sollevare le ginocchia o eventualmente anche i piedi. Da una parte e dall'altra, ovviamente. Ci massaggiamo proprio l'addome con il nostro gomito.
Mentre una variante con entrambe le mani può essere questa, in cui abbiamo le dita rivolte lateralmente, siamo nella stessa posizione di partenza di prima, i gomiti si piegano cercando di rimanere il più stretti possibili, vado ad appoggiarmi con la fronte a terra e sposto un po' il peso in avanti. Da qui posso provare a sollevare la testa ed eventualmente, spostando un po' il peso in avanti, trovare l'equilibrio. Oppure, altro modo per entrare è quello di appoggiare la testa, stendere prima una gamba e poi l'altra, aiutandosi con la punta delle dita che spingono, porto il peso in avanti, perdo l'equilibrio un istante per poi ritrovarlo. Possiamo praticarlo diverse volte, do un'altra variante per chi magari trova difficoltà a livello dei polsi, che può essere questa, dove abbiamo le quattro dita rivolte verso i piedi, i pollici invece rivolti in avanti, siamo in appoggio sull'arco superiore del palmo, quindi col palmo sollevato, stesse indicazioni circa la partenza, anche qui o appoggiando la testa e allungando le gambe oppure a gambe flesse. Bene, quando abbiamo terminato, passiamo ad Ardha Matsyendrasana, quindi dalla posizione seduta con il piede martello, il sinistro rimane immobile dove si trova, il piede destro andrà oltre la gamba sinistra, su un inspiro cresco, allungo bene la colonna verso l'alto e sull'inspiro successivo inizio la torsione verso destra andando ad abbracciare il ginocchio destro col braccio sinistro, iniziando a ruotare, la mano si appoggerà dietro. Il braccio sinistro passerà oltre, il ginocchio andrà sull'esterno della coscia, aiuterà la spalla sinistra ad avanzare, così come la mano appoggiata aiuta la spalla destra a indietreggiare. Eventualmente vado a prendere la coscia e la testa prolunga la rotazione, così come lo sguardo. Ad ogni espiro cerco di crescere verso l'alto, mentre ad ogni inspiro provo a vedere se c'è dello spazio eventualmente per ruotare ancora un po'.
Inspiro, riallungo bene la colonna. E vado a scambiare le gambe e a ripetere dall'altra parte. E ritorniamo. Passiamo alla prossima posizione, Chakrasana, che prima prepariamo. Riscaldiamo un po', quindi da distesi portiamo i piedi in appoggio e su un inspiro andremo a spingere con i piedi a terra, in particolare con i talloni, a far crescere, salire il bacino verso l'alto. Tratteniamo qualche istante i polmoni pieni e lentamente sull'espiro andiamo a srotolare e riportare il dorso a terra e sul prossimo inspiro ancora cresciamo. Espiro, scendo, continuiamo così in maniera dinamica ancora qualche volta. Per poi andare su con il bacino, mantenere la posizione staticamente anche durante l'espiro, eventualmente afferro le mani, stringo un po' spalle e scapole, e questa beh, potrà essere anche la posizione di arrivo per chi non è autonomo nel praticare il Chakrasana. Per chi invece non ha problemi nel praticarla, andrà a portare le mani con le dita rivolte verso i piedi al lato della testa e come prima su un inspiro innanzitutto sale il bacino premendo coi talloni e con delle ispirazioni successive andiamo a distendere le braccia eventualmente passando per uno step sulla testa e poi distendendo.
lentamente ritorniamo. Riposiamo qualche istante, eventualmente con le ginocchia al petto se ne sentiamo il bisogno, prima di andarla a ripetere almeno una seconda volta. Della testa su un inspiro, posiamo qualche istante con le gambe distese eppure con le ginocchia al petto. Molto bene. Padasthasana versione anche questa col trattenimento polmoni pieni, quindi un po' come abbiamo visto per Paschimottanasana, dalla partenza andiamo a prendere un grande inspiro, fletteremo giù, chi arriva a terra appoggerà le mani a terra e spingerà in avanti, chi non arriva a terra afferra caviglie, stinchi o dove può. Anche qui l'indicazione più importante è quella di ritornare sempre alla verticale prima di espirare, quindi non andiamo mai ad espirare qua, ci lasciamo un bel po' di spazio di tempo per risalire. Pratichiamo due volte anche questo, quindi un espiro profondo, inspiro. Sempre due o tre respiri di pausa e andiamo a ripetere. Molto bene, siamo arrivati al momento di invertirci sulla testa, quindi per chi non se la sente o comunque non è autonomo di prendere la posizione sulla testa, si porterà seduto sui talloni. Appoggia la fronte e testa più o meno all'altezza dell'attaccatura dei capelli e da qui sollevando le cosce portandole perpendicolari al suolo si ruoterà un po' sul cranio, sulla testa per andare in appoggio in quella parte che non siamo né sulla fontanella né sulla fronte ma sulla parte diciamo intermedia tra le due e andando a prendersi
le caviglie con le mani, questa potrà essere benissimo la nostra nona posizione. Mentre chi vuole andare a prendere la posizione sulla testa, il consiglio è quello sempre di creare una superficie non dura sotto la testa. Altre indicazioni che possiamo dare sono l'apertura dei gomiti, che è abbastanza stretta quanto le spalle, se non qualcosa in meno addirittura. L'appoggio della testa valgono le indicazioni di prima, quindi non siamo né sulla fronte né sulla fontanella. Da qui, provando a distendere le gambe e a fare qualche passo avanti, quando scendiamo cerchiamo di passare in Shavasana senza tornare verticali ma direttamente più o meno in questo modo. Ci adagiamo per bene a terra, facendo quei movimenti che sentiamo necessari dove c'è della tensione. Prima di entrare in uno stato di immobilità, cercando di rilassare tutte quelle zone in cui sentiamo esserci ancora della rigidità. Potremmo partire ad esempio dai muscoli del viso, provando a distenderli, rilassare la lingua, il collo, spalle, e via via possiamo passare in rassegna tutto il resto del corpo, andando a sciogliere, magari portando il respiro laddove appunto sento una delle zone più contratte. Benissimo, chi è disteso può sicuramente rimanere lì ancora un po', tutto il tempo che ritiene necessario. Queste erano le 10 posizioni, speriamo di vederci presto per praticarle insieme. Un abbraccio a tutti quanti.